droni per consegnare farmaci e tamponi. Prefiguriamoci anche uno scenario drammatico, importante, insomma. Abbiamo le attrezzature e il know-how per affrontarlo. Dunque, voi siete pronti? Ci parli un po' meglio delle vostre attrezzature e della vostra proposta. Allora, beh, di sicuro l'utilizzo dei droni è il futuro del trasporto sul corto e sul medio raggio, di tutti quei beni che sono deperibili e urgenti. I droni sono i mezzi perfetti in quanto sono relativamente piccoli e sono molto maneggevoli e adatti quindi a raggiungere luoghi anche difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali. Noi di Avizero, tra l'altro, crediamo che mai come in questo periodo sia importante mantenere i collegamenti tra le strutture che possono avere delle emergenze, minimizzando quindi il rischio di esposizione. Noi come Avizero abbiamo anche ricevuto un finanziamento PORFESR dalla Regione Molise che conosce e sostiene il nostro progetto. Noi abbiamo sviluppato una capsula sensorizzata che abilita l'operatore ad effettuare invii e ricezioni a distanza utilizzando soltanto un'app installata su un dispositivo mobile. E Quindi questo aiuta a minimizzare il rischio di esposizione e contagio degli operatori. in massima sicurezza, quindi. Esatto, in massima sicurezza. Questa proposta voi l'avete già avanzata alla Protezione Civile Nazionale, perché immagino, insomma, lo scenario che potrebbe avere un beneficio dalla vostra proposta è più lo scenario più vicino, diciamo, alle regioni del nord più colpite in questo momento. Avete già avuto contatti con la Protezione Civile Nazionale? Allora, sì, abbiamo inviato una disponibilità all'utilizzo dei nostri mezzi, vista la situazione emergenziale che sta vivendo l'intero paese. La nostra tecnologia, seppur ancora in fase sperimentale, in quanto abbiamo provveduto a formalizzare una richiesta di sperimentazione all'ente preposto che è l'ENAC, è a disposizione delle autorità. Qualora queste vogliano usufruire dei nostri servizi per limitare al minimo il rischio di esposizione.